questo via vai di gente, candidati sindaci e peones erano rigorosamente presenti di fronte alle loro postazioni a distribuire santini, sorrisi e ad ascoltare le istanze della gente, quasi come in una campagna elettorale americana. Noi, con la nostra telecamera, non abbiamo potuto esimerci da riprendere tale rito, anche perché è questa la liturgia della democrazia, che volenti o non volenti è l'unica forma di partecipazione politica che sino ad ora ci ha garantito le libertà fondamentali e soprattutto la libertà di pensiero e di parola. E così, in un ideale anello partito da Via Cairoli con sbocco su Piazza dell'Assunta, abbiamo intercettato gli attivisti della lista civica Ovada Viva, che attorniavano il loro candidato sindaco Pier Sandro Cassulo, immortalato intento a telefonare certamente ai suoi sostenitori. Poco più in là c'era il banchetto del Partito Democratico con i militanti intenti a illustrare ai concittadini il loro programma elettorale. Quanto siamo noi? Siamo diversamente giovani. Ah, era il... Sono in pensione. No, nel senso che uno che c'è... All'inizio di via San Paolo della Croce abbiamo sorpreso Enrico Morando, l'ex viceministro all'economia nel governo Gentiloni, intento a discutere con un cittadino che, vedendo la nostra troupe riprendere, ha chiesto di non essere inquadrato. E noi, ben volentieri, abbiamo tagliato la scena, anche se ci siamo sentiti lesi nel nostro diritto di cronaca, che negli spazi aperti e pubblici è sempre consentito. Proseguendo nel nostro tour, a metà di via San Paolo della Croce, siamo incappati nella sede elettorale del sindaco Paolo Lantero, che si ripresenta per il suo secondo mandato, e abbiamo fotografato Lantero con una sua sostenitrice da sempre, Luisa Russo, che ora è con lui in lista. Andando avanti e girando da via Torino, siamo ritornati in via Cairoli, dove nei giardini dedicati a Sandro Pertini siamo capitati proprio nel momento in cui il Movimento 5 Stelle presentava la sua lista a sostegno del candidato sindaco Mauro Lanzoni. E qui, come abbiamo fatto in precedenza anche per le altre liste, non abbiamo potuto fare a meno che fermarci proprio a lungo e documentarvi parte della presentazione. Commissione Lavoro, adesso stiamo discutendo del salario minimo. Perché diciamo la verità che da quando siamo arrivati al governo e comunque in maggioranza, quello che stiamo portando avanti è l'obiettivo di riportare le persone al centro della politica, al centro delle politiche del lavoro. Abbiamo iniziato col decreto dignità, abbiamo continuato con il reddito di cittadinanza, che non serve soltanto alle persone in povertà assolute, ma serve anche a far rientrare nel mondo del lavoro chi purtroppo, non per colpa sua, c'è dovuto uscire. È stata questa ad Ovada una bella mattinata, anche perché assieme all'aria della primavera appena arrivata abbiamo respirato anche quella della democrazia fatta nelle strade, tra le piazze, ma soprattutto tra la gente.